Sembra la mia vicina quando si sveglia la mattina. Salve a tutti ragazzi e bentornati al nuovo episodio di ODT. Oggi proseguiamo la nostra avventura dopo che ci eravamo finalmente cavati dal terzo livello ed eravamo finalmente riusciti anche ad abbrustolire il boss finale del terzo livello, ovviamente. Subito dopo è partito un filmatino in cui abbiamo visto il capitano Namath che è riuscito a sfondare la grata della prigione. Cosa succederà adesso? Lo vediamo in questo video. Vi voglio chiedere scusa se sentirete un certo brusio in sottofondo. Questo perché quando lo comincio a registrare il computer scalda e qui ci diventa un forno, fa caldissimo. Infatti lì così c'ho il ventilatore puntato in faccia, letteralmente. Bene, detto questo ragazzi cominciamo. Ed eccoci qua, a livello della prigione. Cominciamo subito con... un po' di musichetta diversa da quella dello scorso episodio. Tra l'altro ragazzi, questo è il microfono, quello nuovo, quello con cui la mia voce si sente a quanto pare meglio. Dicevo, il livello della prigione si apre con un drone di guardia. Sembra che i robot funzionino bene qui. Ok, che sarebbe quello là, che distruggiamo subito, altrimenti, come ho già spiegato, se cado nelle luci sottostanti mi spara con i laser. E questi invece non sono pericolosi. Vedi, li posso anche andare incontro. Si ferma, si offende perché gli sono andato addosso. E c'hanno quella fessura lì, che non è semplicemente una texture stirata, ma in realtà è proprio una fessura. Lo vediamo più avanti. Intanto recuperiamo una munizione blu. Ci dovrebbe essere un power up per il blu qua, sì. Vediamo un po'. Allora, eravamo con un'energia e 4 mane. Carichiamo un po' la pistola. Carichiamo un po' il verde. E potenza blu. Tiriamo un po' sul livello. Esatto. E siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siamo a livello 9 con la pistola blu. Non mi ricordo se sono 10 i livelli della pistola. Comunque siamo al livello 9, quindi quasi in cima. Abbiamo 3 contenitori della, 3 pezzi del contenitore e 21 bottiglie di gas. Quindi non siamo messi proprio malissimo. E se non ricordo male, in questo livello recuperiamo anche un altro pezzo dello Psyche. Devo ricordarmi però dove si prende. Allora, che ci stava qua su. E ancora l'antidoto. Ma che me ne faccio dell'antidoto? Ce l'ho come incantesimo. Vabbè, vabbè, proseguiamo, non so bene, è bloccato. Sì, è bloccato perché ci sta la leva qua sopra. Comunque ragazzi, questo livello non è... cioè, ha le sue complicazioni, ma una volta superato l'inferno del terzo livello, il quarto è proprio una passeggiata di piacere. Allora, io litigo con i comandi del joystick perché ogni tanto si impallano. No. Ah, è vero, qua ci sono le torrette. Quindi qua si va di verde, ma ci arrivo? Pam pam, sì. Esatto. Sì. Vai. Finalmente, cominciamo a usare. Sì, esatto. Mi ricordavo che ce n'era una. No, ho sbagliato, ho calcolato male il tempo. Non fare così, vabbè. Non così, aspetta. Fare la bella, ecco, così intendevo. Bam bam. No, vabbè, mi ha preso. Dicevo, finalmente riusciamo a mettere a frutto le munizioni verdi che abbiamo accumulato nello scorso episodio, perché mi dava solo quelle praticamente. Tra l'altro, no, ho sbagliato. Cosa? Cioè, con la munizione grigia ho distrutto il centro di... il computer della torretta? Fammi un po' vedere. Vediamo un po' se c'ho ragione. Ah sì, questa si sposta, ma perché adesso vi faccio vedere. Vai, pium pium. Eh sì, con la munizione grigia ho distrutto il coso lì. Ma allora serve per i nemici minori, per le cose deboli, non lo so. Forse ho trovato l'utilizzo per la munizione grigia. Dicevo, questa la si sposta. No, spostala un pochino meglio. Spostala un pochino meglio, ho detto. Tirala dritto. Oh,
Perché qua sotto c'era una botola, vedi? Tac. Hai trovato una zona segreta. Che ci stava nella zona segreta? Si gira telecamera, grazie. Ho visto un flare. Cos'era? Cos'è quella luce? Oh, vedo la luce, ragazzi. No, è solo un lampione, allora, a quanto pare. Un'altra munizione grigia, un'altra munizione grigia. Oh, prima di verde, ora di grigie. Mi servono quelle blu, o al massimo quelle rosse, ma nel livello... Scheda di programma raccolta. Sì. Ok, qua ci stava una scheda di quella scheda lì. E qua si rompe questo. E qua ci sta un power up. Quanta roba. Un power up verde, una vita e un... è un incantesimo. Riduci. Ah, riduci. Riduci. Questo dov'è? Antidoto, scudo, tornado. Dov'è? Riduci. Riduci. E praticamente trasformiamo i nemici in microscopici esserini che possiamo uccidere a calci. Però ovviamente non devono essere attaccate le mura, quindi con le torrette non funziona chiaramente. E poi avevo questa scheda di programma che adesso lo devo ficcare dentro una macchina apposta. Poi potenza verde. Quindi adesso in teoria dovrei sprecare meno munizioni del verde, anche se in questo livello che è dominato da macchine mi sa che proprio rasenteremo proprio andremo a grattare il fondo delle scorte del verde. Guarda come va giù, guarda come va giù la salute, ecco, distruggi, scoppia. Ok. Ah, eh sì, è vero, qua c'è un altro buco, proseguiamo. A questo punto io devo... Ecco, no, ecco, mi ha fatto anche malissimo, mannaggia. Aspetta, può, funziona sul... aspetta, devo togliermi un attimo di qui, perché voglio vedere se c'è un ingresso aperto. Dov'è l'ingresso aperto? Intanto recuperiamo un po' di munizioni blu e rosse, arancioni, rosse, vabbè, lanciafiamme. Che in un livello di macchine il lanciafiamme non è che mi serva granché. E me le dà adesso invece che mettermele al livello delle piante. Me lo dà adesso il lanciafiamme, che sono contro le macchine. Vabbè, 10, così si fa. Dunque, riduci. E no, non funziona, non gli ho fatto praticamente, cioè non gli ho fatto assolutamente nulla. Dunque qui ho recuperato tutto, no? Ah no, ecco, mancava una munizione verde. Bene. Comunque qua diceva c'è un ingresso aperto. Ah, ma qui! Ma lo sapevo che c'era l'ingresso aperto qui, che ci va la scheda, come dicevo prima. Uno mette questa scheda dentro la fessura e poi cosa succede? Succede che invece che andare subito alla porta c'è questa sequenza scriptata che va a sinistra, cioè va dritto, poi sinistra, e poi dritto, poi destra, poi eccetera eccetera. E poi alla fine, con tutto il comodo, tutta la comodità di questo mondo, infila la pinza nel simbolo della Mercedes. Ah. Va bene, qua abbiamo finito. Un'altra munizione verde, ok. Allora, a questo livello, ad un certo punto... Allora, intanto ci sono dei prigionieri, devo fare attenzione a non ucciderli. Perché non è sempre fa... Ho visto qualcosa passare a 200 all'ora, che è la torretta. Dicevo, non è sempre facile perché... A volte si mettono in dei punti in cui se tu spari colpisci anche loro. Eccolo qua, topastro. Oh, ragazzi, comunque, se ci fate caso, c'è una torre del mistero che non è segnata sulle mappe. Nessuno sa dell'esistenza di questo posto, nascosto in una zona inesplorata, eccetera. Ma i topi ci sono. I topi ci sono. Quelli non mancano mai, da nessuna parte. I topi sono i veri pionieri. Altro che l'essere umano col caschetto e le carte. Sono i ratti, i pionieri dell'esplorazione. Ora farò una campagna per questa cosa.
Usiamo i ratti per esplorare zone inesplorate. Eh sì. Allora, qua c'è, sono un bel po'... Non so se comunque avete già comunque assaporato l'aria abbastanza tranquilla di questo livello rispetto al livello scorso, come dicevo poc'anzi. Vedi, qua ci sono delle leve che vanno ad aprire le prigioni sottostanti, che contengono degli oggetti che ci servono. Gas raccolto, ma a quanto sto di gas, scusami, ne mancava poco da quel che mi ricordo. 24, me ne manca 6. Me ne mancano 6. E mi pare che comunque si possa anche superare il limite del gas, quindi andare oltre i 30 richiesti dalla quest principale. Vai, aperta anche la seconda cella. E un'altra leva. E un'altra bottiglia di gas. Bene, bene, bene. Questo è il livello in cui si raccolgono le cose. Giustamente, nel livello 3 ne abbiamo consumato quasi tutto quello che avevo. Abbiamo consumato quello che avevo. Interessante. Va bene. Giratisciti. E prendiamo un altro gas. Adesso dovremmo essere... Ne manca 5. Oh, fra 5 bottiglie di gas non mi dovrò più preoccupare del gas. Quindi anche se dovessi eventualmente mancarne uno involontariamente, non sarà un problema perché le 30 le ho raggiunte. Però le prendo lo stesso, se le vedo. Allora, questa si sposta. Un'altra zona segreta con un incantesimo. Che dovrebbe essere aria. Aria, esatto. Dai, gira, gira, gira. Dai, olè. Aria. Tornado incantesimo. Ma l'intornado è brutto. Non torna nulla, è lento come... Ah, ok, qui c'è la botola che conduce alla parte del livello successivo. Vedete, là sotto c'è la freccia rossa. Ottimo. Dobbiamo cercare adesso il prigioniero che ci apre la botola. Per questo devo fare attenzione a non ucciderlo, perché altrimenti si rimane qua per i secoli dei secoli. Amen. Energia. A mano, come stiamo a mano? 4, ok, direi che possiamo tirarne su un po'. Amico Frizzi, sei qua? No, animale, aia, ma fa male il ratto. Ratto salterino. Neanche fosse una rana. Munizione verde, ancora mana. Qui c'è il grigio. Questo si rompe? Sì, ancora antidoto. Sentite ragazzi, se io trovo qualcosa di più importante e ho l'inventario pieno, l'antidoto lo droppo, anche perché c'ho l'incantesimo eventualmente dell'antidoto. Ah, eccolo qua. Ecco qua, c'è il nostro prigioniero in questa vasca. Devo fare attenzione a non, come ho detto, ucciderlo, quindi devo solo rompere la vasca. Meno male. Eccolo qua, il nostro amico in mutande. Grazie amico. Ti mostrerò l'uscita. Parla con dei mugoli. Dove è il bagno? Va bene. Mostrami l'uscita. Che a parte che so già. Seguimi. No, sei te che devi. Togliti di mezzo. Togliti di mezzo anche. Ma guarda, c'è tutto lo spiano. Mi puoi tranquillamente aggirare, No. Se te ti metti di fronte alla parte scriptata, si ferma. Togliti di mezzo. Sì, ma muoviti però. Ah, doveva fare il girettino con la curva anche, perché sennò. Dai, apriti sesamo. Olè, tac. Allora, sì, mi ricordo questo punto. Buono, buono, Optimus. Da questa parte si va a recuperare altri oggetti. Questa parte del livello è un po' più complessa. È un'altra vita. Vedete ragazzi, se io avessi avuto anche solo una vita sola nello scorso episodio, non avrei avuto bisogno di tirarle su artificialmente, perché le vite le sto recuperando qua. Anche piuttosto generoso.
due vite e a distanza di pochi metri l'uno dall'altra, un sacco di munizioni. Vai, liberiamo uno slot nell'inventario. Ho tirato su quasi al massimo la pistola arancione. Allora, qua ci sono due vie. Là ci dobbiamo andare dopo, sì. Perché se non ricordo male, qua c'è una parte con i piragna. Questa si rompe. Oh. Com'è la storia? Ma vaffanculo, mi hai fatto sprecare un sacco di colpi per nulla. Diceva, esatto, qui c'è dell'acqua. Ah, ci sono anche dei karma, due. Allora, te due. Ah, bello, tra l'altro. No, 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 vai su. Non so se avete visto, ho potenziato la pistola blu e adesso spara due sfere di energia invece di una. No. No. Dai, 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 dai. No, no, i piragni, 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 aiuto. No, 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 io non esisto, non sono qua. Posso tirargli il verde? Scusa. Non gli faccio ma mai nella vita gli faccio qualcosa. Porco miseria, qui sono veramente maledetti, i piragna. Fanno malissimo. Ogni cosa in questo gioco fa male. Ci fosse qualcosa che fa, sai, solo fastidio, no? Ecco, lì per esempio c'è una salute. E qua ci dovrei... due salute? Qua c'è qualcosa? Sì, una leva da tirare, quindi devo scendere per forza e farmi mangiare i garetti dai piragna. No, 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 no. No, 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 dai, 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 tira su, vai su, vai su, vai su. Dai, dai, che li uccidi, dai, che li uccidi. Oh, ma sono anche resistenti questi bastardi, eh. Ok, abbiamo liberato la strada. Ora posso finalmente prendere l'altra salute, tirare la leva e poi improvvisarmi Lara Croft. Anzi, al contrario. Prima tiriamo la leva e poi raccogliamo l'altra salute. E apriamo a press la portas. Che non vorrei ricordarmi male, ma di là c'è un pod di salvataggio chiuso in delle sbarre che non sono mai riuscito ad aprire in vita mia. No, si sono rigenerati! No, sì, vabbè, a parte che vabbè, nell'acqua non ci devo più andare, però che cavolo. Mi ha fatto male. Allora. Buga! Bughiamo. Vai, vai, vai. No, questo volevo. Ecco, olè. Ehi, madonna di... Olè. Allora, vediamo. Vediamo di concludere. Olè. No, dritto. Cosa? Perché? Scusa una cosa, ma... No, ma ti rendi conto che bastardi, guarda. Cioè ti mettono tutto il percorso a ostacoli perché dice no, c'è l'acqua e non ci arrivi a saltare lì sulle cose. Ti mette tutto il percorso a ostacoli, questo qui no, non ti ci fa arrivare qua. Ma bastava semplicemente, anche se c'era l'acqua, arrivare che la sporgenza, saltare. E non si aggrappa più, perché? Non si aggrappa più. Ragazzi, mi sto confondendo, questa cosa mi sta confondendo. Ah, con la rincorsa ci arrivavi. Quindi sarò praticamente tutto inutile il giretto che ho fatto dalla parte là, perché qui potevo saltare benissimo da qui. Sì, ma ti rendi conto? Queste che sono cose che scopri soltanto giocando, sbagliando anzi. Sono cose che uno scopre sbagliando. Allora, eccoci qua. Qua siamo in un punto... in cui abbiamo un macchinario steampunk bloccato da delle sbarre. Qua in questo preciso momento la mia memoria vacilla un po'. No, 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 no. Anzi, aspetta. Eccolo, eccolo. Ah! No, è durato pochissimo. Vabbè, comunque sia, si è capito l'antifona. Ecco. Porca miseria, ho sbagliato pulsante, ragazzi. Ho sbagliato pulsante. No, no, non ho scusanti. Volevo cambiare munizione, invece ho premuto il tasto sbagliato. E ci riporta da qua. Ah, giusto, tra l'altro, ragazzi,
Ora che vi ho fatto vedere riduci, che comunque è... che comunque è comunque un rischio usarlo, vi voglio far vedere teletrasporto. Come potete vedere, io adesso sono qui vicino al buco. Se io mi teletrasporto, ritorno qui al punto, al checkpoint. E questo è molto utile nel caso noi abbiamo esplorato una zona veramente noiosa. Piuttosto che rifarsi tutto il percorso a ritroso, possiamo teletrasportarci lì al punto di salvataggio, vedi? Questa cosa mi è venuta in mente giusto prima di registrare, perché è uno di quegli incantesimi che ho usato pochissimissime volte e quindi non mi ricordavo bene che cosa faceva. Comunque lo teniamo in caldo, perché mi sa che più avanti esplorerò delle zone veramente antipatiche, quindi mi vedrete utilizzarlo più spesso del solito, più spesso che negli altri episodi non l'ho mai usato, quindi... Bene, siamo a 22 minuti, vedo dal timer. Vediamo di cavare un buco dal ragno. Bello. Pochi colpi e muore. Così mi piace. Però... queste sbarre... ah, è che c'era la leva, ecco perché. Dove andiamo qua? Torniamo indietro, andiamo alla macchina, tiriamo la leva e si apre il cancello alle mie spalle, capito? E infatti, eccolo qua. Apriti settimo. Oh, 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 no, no, no. Ho dei brutti ricordi di quella parte lì. Anche se sinceramente credevo fosse più avanti, non qui. Comunque, qui ci sono delle piattaforme che si muovono. Devi fare tutto super preciso. No, non la voglio fare questa parte. È brutta, puzza. Ecco, eccola lì. Vediamo se arriva fino in fondo e non come quell'altra del terzo episodio che arrivava a metà prima di tornare indietro. Vai. Bene, sì, no, ok. No, 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 no. Devo fare piano, perché se tu hai cazzato la scrivania sposto la cam. Merdischi merdoschi, da qui! Devo rifare tutto il pezzo! Yeah! Dai, salteschi, salterini! No, c'è il piranha! Scorri, scappa! C'è il Nemesis! Salta! Salteschi, saltini! Salterini sull'angolo. Qui la vedo molto dura. Quindi, cioè, brutta volevo dire, non dura. No, ma come fai? Non ci riuscirò mai nella vita a fare quel salto lì, mai. Come fai a calcolarlo? Bam boom. Saltino. Qui meglio fare il saltino mongoplettico, perché non mi fido. Potrei benissimo, avrei potuto benissimo cadere dall'altra parte. Ok. Dove siamo qua? Ho visto di... oddio, proprio sull'angolo. E se era anche... ma così non si capisce niente, però. Saltino mongolino. Ok. Meno male che si aggrappa. Dicevo, ho visto un... mi è sembrato di vedere un gatto. Ah, qua c'è la piattaforma. Ma questa va piano. No! Non ho capito perché in questa occasione mi ha saltato così di scatto quando volevo fare il saltino mongolino. Comunque ho recuperato un Buddha che mi potenzia la morale, se non ho visto male. Esatto. E... tiriamo un po' sulla corazza. La corazza siamo quasi al massimo. Dicevo, c'è un pinguino qua sotto. Eccolo qua. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Costolette di bramino. Gas raccolto. Dovrebbe mancarne tre, se non ricordo male. Ah, qua c'è il volante da girare. E il volante apre che cosa? Ah, giusto, cavolo. Quella parte del livello lì è importantissima. Sì, ma...
non si è aperta. Quindi? Cosa? Ah, ma qua ci dobbiamo tornare, perché manca un pezzo della, della leva. Cioè, qui c'è la leva, ma manca la leva. Quindi probabilmente dobbiamo... Ah, ho capito, ok. Con questo abbiamo aperto il passaggio. Con quello lì abbiamo abbassato il livello dell'acqua. Probabilmente dove dobbiamo andare adesso, e intanto ci teletrasportiamo, dove dobbiamo andare adesso, là sotto c'è la leva da, e poi da prendere, e poi tornare lì e incastrarla nel corpo della leva, tirarla e poi non so che cosa succede. Ah no, non è... Sì, guarda, soffri. Perché il piranha non c'ha più l'acqua e quindi è lì che boccheggia. Bene, schianta. Guarda, non ti uccido proprio per spregio, perché sarebbe farti un favore ucciderti così. Guarda l'altro pesce lì. Sono anche brutti dall'altro, con l'occhio spiritato, bianco, paonazzo. Bianco paonazzo, va bene. Dove siamo qua? Nelle fognature, sì. Mi mancava fare... Non so, una nuotata nello schifo. Cosa c'è da questo lato? Ah, ok. E qua... Qua fa in automatico praticamente. Devo raggiungere comunque l'altra sporgenza prima che l'aria finisca. Dai, su. Bene. A questo punto, ripeto la domanda, cosa c'è da queste parti? Data bene. Io sospetto che lo scudo di fuoco nell'acqua non funzioni granché. Sembra la mia vicina quando si sveglia la mattina. Non è che qui ci sono delle scale trabocchetto, vero? Ok, qua c'è... No, una porta del terzo livello. No, non ci voglio andare nella porta del terzo livello. È identica, guarda. Legno così. Vabbè, cosa c'è da questa parte? Abbiamo raggiunto i 30 minuti, ragazzi. Io non ho idea di qui di dove sia il pod di salvataggio. E purtroppo mi sa che la cosa si farà anche abbastanza lunga. Dove cavolo siamo qua? Non mi ricordo nulla. So soltanto che qui c'è pieno di roba che esplode. Quindi piazza la mine scappa. Oh, sì, ho trovato il pod di salvataggio. Sì, l'ho visto, l'ho visto, ragazzi. E sento anche il rumore. Con i raggi X tipici della Play 1 ho visto il pod di salvataggio che, vabbè, è da queste parti. Ah, c'è una parte del livello rotta lì. Quindi facciamo così. Io piazzo una mina. Dimmi che c'è... Ok, questo non era il programma, ma almeno c'è diverse munizioni da raccogliere. Se mi dai il rosso, mi viene il dubbio che affronteremo dei nemici piuttosto tosti. Guarda quante me ne dà. C'è pieno di munizioni qua. Beh, cioè, da una parte sono contento, perché porca miseria, era l'ora che mi desse un po' di munizioni. Ma se me ne dà così tante, puzza. Qua che c'è? No, power up grigio. Ma chi se ne frega del grigio? Ah, e qua c'è il pod di salvataggio. Si è aperta la porta da sola, non sono stato io. Ok, qua c'è un'altra via per tornare indietro. Dammi il verde. Scoppiamo i ratti. Controlliamo se c'è qualcosa nelle immediate vicinanze. Sì. Probabilmente sì. Però, per il momento, ragazzi, noi ci fermiamo qua. Devo dire che comunque questa parte del livello è una parte di cui ho veramente ricordi molto scarsi. Quindi per me è una specie di riavventura, una nuova avventura riavventurata. Rifare questo pezzo. Vabbè, ragazzi, per oggi è davvero tutto. Io vi saluto e noi appuntamento dal lunedì al venerdì, dal lunedì al giovedì, ogni sera alle 20, nuovo episodio di ODT fin quando non finisce. E prima di salutarci, abbiamo fatto fuori 3 boss, ne mancano 4 e poi il gioco è finito. Quindi, ragazzi, sto già pensando al gioco da portare come serie dopo ODT, e quando sarà il momento farò una lista dei giochi, poi farò un vlog, chi vorrà partecipare al sondaggio. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima.